In un futuro prossimo, la situazione economica è peggiorata al punto che solo il 20% dei cittadini ha un lavoro e il resto della popolazione marcisce nella povertà. Il governo decide di costruire un muro al centro della città, così ora i disoccupati vivono al di fuori di esso in un'area nota come zona, mentre gli altri vivono nella città prospera dietro il muro. Un severo esercito di guardie protegge questo muro 24 ore su 24. 3 anni dopo la costruzione, la situazione nella zona comprende un gran numero di malattie non curate e la mancanza di acqua potabile. Nella zona, Noah va in giro a controllare le persone che dormono in cerca di acqua pulita e cerca di rubare ad una ragazza. Quando lei reagisce, Izia, la madre di Noah, appare con un coltello e le fa cadere la bottiglia. Improvvisamente sugli schermi del muro appare un enorme annuncio in cui si dice che il governo offrirà presto posti di lavoro a tutti, ma quelli della zona stentano a crederci. Nel frattempo in città, Ruben e sua moglie Thais si stanno preparando per andare a lavorare ad Aquaville, ossia l'unica azienda idrica. La figlia Mela si veste con abiti diversi da quelli indicati dalle regole, così Ruben deve rimproverarla per non essere multato. Le ricorda anche di esercitarsi più spesso negli esercizi perché è muta e viene già vista come un'emarginata, quindi deve impegnarsi a fondo per avere successo. Quando arrivano in ufficio, apprendono che il ministro del lavoro Monroe è stato finalmente liberato dopo un anno di ostaggio perché hanno raggiunto un accordo con i ribelli che lo hanno rapito. Per la prima volta in un decennio, il primo ministro Nadia visita la zona per tenere un finto discorso sull'uguaglianza e informare i cittadini dell'accordo. I ribelli libereranno suo marito Monroe e in cambio 10.000 abitanti della zona riceveranno un lavoro in città, programma di lavoro solidale. I zoners sono molto contenti della notizia, mentre gli attivi, quelli che vivono nel muro, sono preoccupati e diffidenti perché hanno una percezione negativa dei poveri. Il ministro Monroe viene liberato dai ribelli e le guardie lo portano a ricongiungersi con Nadia, che gli chiede sottovoce di annunciare che è stato trattato bene, ma una volta partita con Nadia in auto, si scopre che gli mancano 2 dita. È sorpresa che Nadia abbia accettato l'accordo perché odia gli zoner, ma ha dovuto farlo perché il rapimento di Monroe ha causato uno scandalo internazionale e la Banca Mondiale avrebbe smesso di prestare a loro denaro se avessero continuato ad ignorare la situazione. A casa Monroe riceve 9 dita e sua figlia Zoe gli dice che risponderà alle domande più tardi perché in questo momento lo stress distorce le sue risposte. Nel frattempo Noah va in classe con il signor Robinson, che si preoccupa che alcuni dei suoi studenti possano bere troppo City Scoot, ossia una sostanza illegale che alcuni tossicodipendenti usano per sostituire la mancanza d'acqua. Robinson insegna loro le origini del sistema attuale e dice che le persone non dovrebbero lavorare per esistere ed essere qualcuno. Noah pensa che il lavoro sia sinonimo di libertà e cita suo padre che ha vinto la lotteria 13 anni fa e ora vive felicemente in Sud Europa. Dopo la lezione, Noah vede Vali rubare dalla cucina della scuola, ma lei scappa dalla finestra. Al muro, i zoners vengono intervistati per vedere chi può entrare nel programma. Se qualcuno sembra malato perché ha bevuto acqua contaminata, viene immediatamente cacciato dalla fila. Izzy viene intervistata insieme ad altre 2 donne, ma una di loro viene cacciata perché puzza di ansia. Vengono fatte loro domande piuttosto intense sul loro passato e poiché è rimasto solo un posto, Izzy ammette e dice che l'altra ragazza è una tossicodipendente. Così ottiene il lavoro. Prima di poter entrare in città, viene loro tatuato un codice sul polso. Ad Aquaville, Thais commette gli errori sul lavoro, che le sono valsi già 6 avvertimenti. Questo non fa che stressarla ancora di più. Allo stesso tempo, Ruben è sconvolto nell'imbattersi del cadavere del suo direttore, che ha lavorato fino alla morte. Tuttavia, invece di elaborare il lutto, Ruben chiama subito suo padre Silas, che è un dirigente dell'azienda, e dice di volersi candidare per il posto. Silas è molto malato e non può permettersi cure adeguate, ma il figlio non lo sa. Così quando Ruben dice di volere una posizione migliore, Silas vuole subito aiutarlo, in modo che Ruben possa sostenerlo quando non potrà più lavorare. Più tardi Thais si incontra con Hans, un collega con cui ha una relazione. I due stanno cospirando per rubare importanti dati commerciali ad Aquaville, che intendono vendere e usare i soldi per lasciare il paese. Tuttavia Thais non è riuscita ad avvicinarsi a Silas, anche se lei è di famiglia. In quel momento una guardia li scopre e cerca di portarli via, ma Hans lo stende rapidamente e Thais torna alla sua postazione, solo per continuare a commettere errori. Teme che di questo passo finirà nella zona. Nel frattempo il capo della sicurezza Jean interroga Monroe, gli spiega la terribile situazione in cui si è trovato e accenna alle torture, ma le assicura di non aver rivelato ai ribelli alcun segreto di stato. In seguito Nadia dice a Monroe di tornare al lavoro, assegnandogli delle pause per potersi curare. Monroe promette di poterlo fare, ma Zoe teme che sia troppo presto e che non gli faccia bene alla salute. Mentre Monroe tiene un discorso pieno di propaganda, Ruben e Thais discutono. Ruben vuole la nuova posizione perché vuole disperatamente mandare Mel alla Phoenix Academy, che accetta i bambini autistici. Ma Thais pensa che sia ingenuo da parte sua pensare che Silas lo aiuterà in qualche modo. Dice anche che Mel non avrà mai successo e che avrebbero dovuto abbandonarla, cosa che viene ascoltata. Mel corre in camera sua per trovare conforto nella sua bambola e anche Ruben corre a confortarla e dà anche un taser per sicurezza. Nella zona, Jeff dice a sua moglie Elizabeth che è stato scelto, ma lei non la prende bene, dicendo che è sospetto e che non vuole che se ne vada. Jeff la conforta con un bacio. Più tardi Ruben incontra Silas che gli comunica di aver ripulito il profilo del figlio. Informa Ruben che gli ha procurato un invito ad una festa esclusiva ministeriale e che in quello
occasione dovrebbe annunciare che si candiderà come direttore, quindi sarà importante per lui presentare una buona immagine di famiglia. Nel frattempo Hansen si incontra con Jin e si scopre che stanno lavorando segretamente con i ribelli della zona. Vogliono trovare del marcio ad Aquaville perché è il maggiore sostenitore finanziario di Nadia. Quindi concordano che Tice ruberà le informazioni dell'ufficio di Silas domani per incontrare i ribelli più tardi. In seguito Hansen viene portato in un tunnel segreto per poter incontrare Boris e stare con i ribelli. Il giorno dopo, le guardie portano centinaia di Zuners su un autobus in città e dicono a loro che possono stare solo sul posto di lavoro e non possono andare in giro per la città. Itze viene assegnata alla casa di Ruben, ma Tice le chiude la porta in faccia. Ruben la fa entrare e le dice di mettere in ordine i giocattoli di Mel, ma di non interagire con lei. Mel non vuole lasciare la sua bambola e Itze si sente male quando Ruben la prende con la forza. C'è una scatola che Itze non sa come aprire e va a chiedere a Mel, che sta prendendo le sue medicine. Mel quasi la colpisce con il taser, ma con parole dolci Itze la convince ad aiutarla. Poi Itze mette via i giocattoli ma nasconde la bambola sotto le coperte. Quando la squadra speciale viene a prendere i giocattoli, sputa su Itze, sostenendo che gli Zuner stanno rubando a loro il lavoro. Nel frattempo Jeff viene inviato al palazzo del governo, perché Nadia pensa che sarà il volto perfetto per la loro propaganda. Appare in TV e dice di essere felice di essere lì e che il programma sta andando bene perché il governo è fantastico. In seguito non gli viene permesso di toccare nulla e viene tenuto in un'area riservata agli Zuner, ma ruba comunque un profumo. Ad Aquaville, Tice cerca di visitare Silas per accedere al suo computer, ma viene fermata da una guardia perché stanno indagando su Hans e lei deve testimoniare. Quando Ruben torna a casa, Tice non è ancora tornata e non risponde alle sue chiamate. Nel tentativo di fare bella figura alla festa, Ruben fa notare che Itze assomiglia molto a sua moglie, quindi stasera la sostituirà. Itze accetta per paura di essere licenziata e Ruben le presta dei vestiti tailandesi, tra cui un braccialetto per nascondere il suo numero. A casa di Nadia, la famiglia apprende che la maggior parte degli attivi pensa che gli Zuner siano qui per rubare il loro lavoro e si rifiutano di toccarli. Ci sono stati anche 22 casi di aggressione contro gli Zuner. Tuttavia Nadia dice che dovranno adattarsi per il bene delle pubbliche relazioni. Alla festa, Itze è molto nervosa, ma per fortuna non ci si aspetta che le mogli dicano molto e le alte sfere hanno una buona impressione. Ruben la fa ballare con lui, ma Itze non ce la fa più e se ne va. Mentre percorre il corridoio, scopre che gli altri bambini stanno prendendo in giro Mel perché è muta, facendola urlare. Improvvisamente arriva Silas e la porta via. Quando la famiglia si riunisce, Silas rivela di sapere che Tice è stata sostituita e rimprovera Ruben per la sua famiglia debole. Quando gli Zuner tornano a casa, Lisbeth ringrazia Jeff per il profumo con un'azione maliziosa. Itze mostra a Noah i soldi che ha guadagnato e i due li nascondono in una scatola segreta con i loro risparmi. Nel frattempo Tice viene finalmente liberata e va ad incontrare Hans, ma al suo posto trova Jin. Spiega di aver fallito la sua missione e quando Jin diventa troppo insistente, Tice diventa ansiosa e chiede di vedere Hans. Così Jin la stende e la porta nella zona in modo che Boris possa nasconderla. Il giorno dopo Ruben si rende conto che Tice è sparita per sempre e chiede ad Itze di sostituire la moglie al lavoro, insegnandola anche ad usare il sistema. All'inizio Itze rifiuta, ma cambia idea quando capisce che può chiedere molto più denaro che Ruben accetta di pagare. In ufficio Ruben viene citato come uno dei candidati al posto di direttore. Itze è nervosa e commette qualche errore al computer, ma la paura di essere scoperta l'aiuta a concentrarsi e comincia a lavorare bene. A pranzo ha problemi con la scatola del cibo, ma la apre dopo aver visto un collega che parla di tutte le persone morte quest'anno in azienda. Poiché non mangia abbastanza velocemente, alla fine della pausa pranzo le viene tolto il cibo e deve tornare al computer. Nel frattempo Jeff incontra Nadia e la sua famiglia. Egli viene affidato il ruolo di consigliere speciale di Monroe. Monroe è gentile davanti alle telecamere, ma quando rimangono soli, scatta contro Jeff e quasi lo soffoca, per poi essere interrotto da Zoe. Più tardi a cena, Zoe cerca di dire a Nadia quanto sia grave la salute mentale di Monroe, ma Nadia le dice di stare zitta o la licenzierà. Nella zona Noah sta aiutando Robinson con alcuni vecchi giornali e trova un articolo sul vincitore della lotteria che gli fa capire che Itze ha mentito su suo padre. Sconvolto vaga e incontra Vale, che si accorge del suo stato d'animo e lo invita a prendere il City Scoot con lei. Tuttavia la sostanza fa ammalare Noah. Se desideri il seguito di questa serie, commenta con "no alla discriminazione", iscriviti, lascia un like e grazie per aver guardato. Se il video ti è piaciuto, commenta con una serie che vorresti vedere nel prossimo video e taggerò il commento migliore. Grazie per aver guardato.